come congrua? Accettiamo ancora. Mamma mia, signori, non demordono, è una cosa incredibile. Però preferisco aspettare per i vostri consigli, quindi mi raccomando, commentate qui sotto. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo 37esimo episodio della carriera. Oggi siamo tornati, come promesso, molto presto rispetto all'ultimo episodio che avete visto e che avete apprezzato tantissimo per il ritorno della carriera, e soprattutto l'avete apprezzato in chiave numeri perché mi avete lasciato tantissimi commenti, meno male, per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, in questo episodio, oltre ad esordire, perché il calendario non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, ma penso di no, quindi oltre ad esordire con la Liga giocheremo contro il Rayo Vallecano e forse anche contro il Real Madrid nel derby. Questo dipenderà da come arriveremo al 23 di agosto, da quanto mercato faremo, eccetera, eccetera. Il mercato da fare, secondo me, c'è, nel senso che comunque ci sono delle mosse interessanti. E contestualizzando al volo tutto, capiamo anche come si stanno muovendo le nostre rivali. Perché, ad esempio, guardate qui. Migliori offerte, il Real Madrid ha venduto un perno importante come Toni Kroos, stessa cosa ha fatto il Barcellona vendendo Luis Suarez. Sono le nostre due rivali per quanto riguarda la Liga, chiaramente, dato che il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato. Andiamo però ad analizzare quella che è la nostra rosa. Tanto per cominciare ci serve una punta. Io direi forse anche due, perché nel 4-2-3-1 Dost e Kalinic non mi fanno impazzire. Correa non è un centravanti, e soprattutto mi verrebbe da dire che non è un centravanti di peso, non lo può fare perché altrimenti ci sarebbe anche Griezmann. Ma cerchiamo qualcuno con caratteristiche differenti. Ed ecco perché un nome che mi avete consigliato tantissimo e che potrebbe in parte essere anche realistico, no? Perché spesso gli allenatori, quando passano da una squadra all'altra, si portano i loro pupilli. E Giovanni Simeone, il Cholito, che tra l'altro arriverebbe all'Atletico Madrid dopo l'addio del papà, allenatore, e quindi ci potrebbe stare lui come titolare, perché comunque anche al Dortmund giocavamo con il 4-2-3-1, e poi, perché no, un Moise Kean come riserva, perché a quel punto è un giovane che mi avete detto cresce tantissimo. Poi spostiamoci a centrocampo perché abbiamo dei giocatori comunque esperti, il capitano Saul, abbiamo Rodri e Bonaventura che non mi fa impazzire ma che comunque in rosa può esserci utile, e allora io andrei su un giovane. Perché non puntare Frankie de Jong dell'Ajax, che si è rivelato fenomenale in questa stagione e mi avete consigliato anche lui. Senza contare che poi, sempre tra i vostri consigli, ci sarebbe un altro potenziale ritorno, illustre a centrocampo, di nome e cognome Corentin Tolisso. È ovvio che qualora arrivasse lui dovremo vendere, e magari proprio Bonaventura. A quel punto Rodri scala in panchina, De Jong e Tolisso si giocano il posto. Insomma, è una stagione lunga, c'era anche la Champions League, quindi si potrebbe anche fare questo tipo di ragionamento. Io lo aggiungerei agli obiettivi, vediamo poi come si sviluppa la situazione. Attualmente lui è al Bayern Monaco e lo abbiamo anche affrontato nella Coppa Elite d'Asia. Altro nome è un terzino destro, per la precisione, ovvero Alexander Arnold del Liverpool. Ci servirebbe secondo me anche un terzino sinistro, però intanto a destra con Arnold secondo me siamo coperti abbastanza bene. Quindi questi sono i nostri obiettivi dichiarati per il calciomercato. Vediamo poi chiaramente come si sviluppa, quante variazioni e che tipo ovviamente di variazioni ci saranno a episodio in corso. Prima però di partire vi ricordo di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati su tutto, ma soprattutto su un progetto al quale ho preso parte recentemente, ovvero il Totti Championship. Non so se l'avete sentito nominare, si tratta di un torneo di FIFA organizzato proprio da Francesco Totti e da VPL. Io ho preso parte al progetto grazie alla Successful Career Sports, che è un'altra agenzia di tornei di FIFA che si occupa appunto di questo e in quest'ambito, e quindi collabora con VPL. E proprio questo weekend ci siamo divertiti, abbiamo fatto un torneo di qualificazione, la prima tappa di questo Totti Championship. Io sono andato lì, ho commentato le partite e mi sono divertito tantissimo. Quindi se volete partecipare anche voi e soprattutto restare sempre aggiornati, per l'appunto c'è Instagram. Detto questo, possiamo cominciare a pensare al nostro calciomercato. Eccoli qui, quattro nomi fondamentali dai quali partire. Però già in questo momento io andrei verso una scrematura, perché a parte il fatto che Arnold è al West Ham, quindi io spero di poter fare offerte, spero che non sia appena arrivato perché sennò sono uccelli senza zucchero. Oltretutto Tolisso e De Jong, qui pensavo che qui De Jong fosse meno forte secondo FIFA. In realtà non è così, ha già un prezzo che si aggira sui 30 milioni e li supera anche. Tolisso ci costerebbe intorno ai 60, quindi io direi che bisogna fare una scelta per due giocatori che sono simili anche come posizioni
e caratteristiche, andrei sul secondo, e quindi il giovanissimo talento dell'Ajax, anche per evitare un ritorno e quindi una monotematicità della carriera. In ordine partiamo dal terzino che abbiamo conosciuto a Liverpool, non so minimamente quanto offrire, però ci proviamo lo stesso, contatta per acquistare e vediamo che succede. Allora, noi abbiamo tra l'altro 120 milioni per, come budget trasferimenti, quindi non è male. Andiamo su scambio giocatori, giusto per farci un'idea di quanto possono volere loro. Lucas Hernandez è il nostro terzino sinistro titolare. Abbiamo Johnny che è la riserva, che francamente non mi fa impazzire, 82-26 anni, però comunque ci potrebbe anche stare. Arias è il nostro terzino titolare a destra e poi basta, sono finiti insomma i giocatori papabili come scambio. Io direi che possiamo sacrificare questo Johnny, o almeno ci proviamo. Perché vi dico questo? Perché tra questi due, ovviamente Hernandez, oltre ad essere più forte, è anche più giovane e quindi lo teniamo come titolare. Poi magari qualora ci servisse un altro terzino, a quel punto potremmo andare su, dico un nome a caso, Cancelo, che può giocare sia a destra che a sinistra. E quindi in quel caso avremo coperta anche la fascia di sinistra. Sono disposti solo dietro l'aggiunta di un conguaglio che è di 25 milioni. A me sembrano un po' troppi però, francamente, perché quanto me lo fai pagare Arnold? 50 milioni? Dai, su, controfferta. Facciamo i bravi. 10 milioni, proviamo. 10 milioni più i 21, che comunque insomma non sono pochi. Vediamo un po' che cosa dicono loro. Già sono scesi un pochino. 24 e clausola per la rivendita, ricevendo il 5% del prezzo. 24 sono ancora tanti. Se mi chiedete più di 20, ragazzi, anzi più di 15, io vado diretto su Cancelo e non ne parliamo più. 15 e mezzo, vediamo un attimino se si può fare. È un'offerta più che allettante. Fatemi sapere qui nel sondaggio qua sopra, insomma, che cosa ne pensate. Se secondo voi era meglio a quel punto andare proprio su João Cancelo, oppure può essere un arrivo interessante Alexander Arnold, che proviamo a portarcelo a casa intanto. Quindi andiamo a trattare col calciatore ex Liverpool, attualmente in forza all'West Ham, per portarlo a Madrid, sponda colchoneros. Allora, io direi che chiaramente arriverebbe come giocatore importante, non dico cruciale, perché c'è Arias comunque ancora, potrebbe esserci Cancelo. Vediamo un po'. Magnifico. Durata del contratto, io ai 21 anni, direi anche 5 anni, teniamoci larghi. Perfetto, andiamo avanti. Allora, stipendio vorrebbero 38.000 a settimana e poi il bonus di ingaggio 380.000 e 820.000 dopo 20 presenze. Mi sembra un po' altino, onestamente. A 38.000 a settimana va bene. Però il bonus è veramente alto, cioè bonus ingaggio già ti do 380.000 più dopo le 20 presenze quella cosa lì. E io toglierei questo bonus qui, onestamente. Facciamo così, scendiamo a compromessi, io ti pago, ti accorcio questo, quindi facciamo 200.000 questo qui, anzi no, anche meno, 100.000, e il bonus delle presenze te lo rimetto, dopo 15 presenze facciamo altri 200.000, vediamo un po', sicuramente non è quello che voleva lui, però non è che ti posso regalare soldi a caso. Accettiamo. Vogliamo che venga inserito un bonus di ingaggio di 370.000 e credo che 590... Ma come congrua? Ma cosa stai dicendo? Questo qui te lo accorcio e torno a 200. Però ti lascio il bonus dei 560. Vediamo un po'. Accettiamo ancora. Mamma mia, signori, non demordono. È una cosa incredibile questo Alexander Arnold. Controfferta. 350 no, 300 sì. A questo punto, ragazzi, gli ho offerto 250. Arriviamo a metà, mi sembra ancora. Bonus di ingaggio 350, cioè insistono su quello. Controfferta. Ah, dato che io non piscio dal ginocchio, come si dice a Parigi, ti accorcio questi e questi qui ti do quelli che vuoi tu. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Non era esattamente la cifra che sperava il mio assistito. Sti cazzi, te lo dico proprio in francese anche qui. E quindi Alexander Arnold è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Adesso andiamo su Frenkie de Jong più che Tolisso, che comunque teniamo qui, perché magari non riusciamo a prendere de Jong e quindi abbiamo la riserva tra virgolette. Allora, io qui non so se andare su scambio giocatori volendo. Magari offriamo all'Ajax Bonaventura, che costa 20 milioni e non è poco. Quindi vediamo un attimo che ne pensano loro. Solo un conguaglio di 29 milioni, ah sì, è un po' alto. E quindi controfferta, nuova offerta per il cartellino. Io ti offro 15 milioni più, anzi 15 milioni e mezzo
più Bonaventura che ne costa 20. Siamo a 35, poco più alto del valore attuale di De Jong. Quindi vediamo un attimo. 28 continuano a essere tanti. Cioè mi hai accorciato solo di 1 milione. Vedi che non ci stiamo capendo. Però hanno inserito la clausola per la rivendita. E quindi proprio per la clausola per la rivendita io qui scendo e scendo a 22. Il minimo è 23. Allora siete stronzi. No, ditelo. Il minimo è 23. Francamente, ragazzi, a noi cambia pochissimo. Però diamoglieli tondi. Almeno li contiamo meglio. E allora è un'offerta più che allettante. Accettiamo. Arrivederci. Andiamo a trattare con Frenkie de Jong. Perché abbiamo raggiunto l'accordo con l'Ajax. Allora, parliamo del ruolo nel club. Anche qui è importante. Perché non posso promettergli di più. Perfetto. Volevano anche loro questo, ma sai quanto è brutto De Jong, ragazzi? Molto più carino nella realtà. Comunque 4 anni di contratto li accettiamo. Andiamo avanti. Ignorerei la clausola. E loro invece la vogliono mettere a 85 milioni. Vabbè, ci sta, dai, non è un problema. Meno che non c'è. Ma neanche se la pagano a gennaio. Non la possono pagare mai a gennaio, credo. Quindi a noi interessa poco, abbiamo un anno di carriera. Sì, va bene, accetta. Andiamo avanti. Parliamo di soldi, quanto vuole lui? Ah, non ce l'ha detto. Quello che so io è che prende 26.000 all'Ajax. Un salto di categoria lo fa se viene all'Atletico Madrid. 50, dai, ok. Anzi no, 40, se no ti monti la testa, non va bene. Bonus ingaggio 200.000. Vediamo un po'. Vuole unirsi, però ne vuole 47 a settimana. E poi bonus d'ingaggio di 480.000 e 1 milione dopo 20 presenze. Allora, il milione ve lo scordate. Il milione ve lo scordate. Il mio assistito vuole guadagnare 53, sa, sono aumentati. Beh, vogliamo che venga inserito un bonus d'ingaggio di 460. È importante che non parlano più di bonus presenze. Almeno li abbiamo convinti. E quindi ci stiamo venendo incontro. Io qui ti do 50, non 53. 460 è più alto comunque sicuramente di quello di prima, ma neanche troppo perché volevano di più. L'avevamo abbassato a 4,50, se non ricordo male, o a 4, vabbè, 4,60 li accettiamo. Vediamo un pochino. Ah, come 52? Cioè, quei 2000 euro stai facendo storie? Ma 4,60 te l'ho già dati. 52, ragazzi, 2000 in più. Sì, dai, non è un problema. Non è un problema, onestamente. Stavano facendo storie loro. Lui è brutto come la fama e continua a ridere, ma ci fa molto piacere perché è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid e quindi secondo acquisto del nuovo club di Federico Marconi. Adesso gli obiettivi importanti ce ne restano due, almeno per il pre-inizio campionato. E allora Simeone e Ken, direi, perché o meglio Simeone è un obiettivo fondamentale, Ken non giocherebbe titolare la prima di campionato, quindi è meno urgente, però è un'idea anche quella. Contatta per acquistare, andiamo dal Ciolito. E speriamo che la dirigenza del Dortmund faccia la brava. Scambio giocatori, offerta per il cartellino. Io uno scambio giocatori con Kalinic lo provo. Così. E gli interessa anche, però vogliono 40 milioni. 40 non te li do mai. 20 te li do. No, aspetta, 20 sono pochi effettivamente. 25. 25... più gli 8,5 di Kalinic. Non siamo disposti ad abbassare ulteriormente il prezzo? Guarda come vi convinco. Lo alzo ancora un po', ma non troppo. 30 tondi tondi. Abbiamo già fatto il prezzo, ragazzi. Guardate la dirigenza del Dortmund. Addirittura. Io vado sui 35. Non mollano un centesimo. E allora, ragazzi, io Simeone lo voglio. Non mollano veramente un centesimo. Ci ho provato in tutti i modi. L'avete visto anche voi. A questo punto procediamo con il trasferimento. E quindi adesso è il momento di andare a trattare con Giovanni Simeone, col Ciolito, acquistato dalla Fiorentina. Primo anno giocato da riserva, poi ha giocato sempre di più nella seconda parte di stagione, scalando gerarchie, facendo praticamente fuori Paco Alcacer che era in prestito. La seconda stagione l'ha giocata da protagonista assoluto, trascinandoci anche lui sul tetto d'Europa. E adesso è ora di cambiare aria dopo 2 anni al Dortmund. Quindi io direi che il tuo ruolo, caro Giovanni, è cruciale. Sappilo. E quindi andiamo avanti. E adesso 4 anni di contratto. Va bene anche questo. Vuole una clausola. E io direi che va bene. Non è un problema per lo stesso discorso che abbiamo fatto per De Jong. E addirittura i soldi proprio ce li mette lui lì. Quindi è una trattativa abbastanza semplice. Nel senso che non dobbiamo inventarci stipendi o altro. Dobbiamo un po' abbassarli, eh. Questo sì, perché sono delle richieste molto importanti. È vero che sei campione d'Europa, quindi sarò meno tirchio, tra virgolette. Però, insomma,
stipendio addirittura prenderebbe meno di quello che prende al Borussia Dortmund, ma poi si rifà decisamente con i bonus. Quindi allora, ecco, dopo 20 gol ti posso dare quel milione che mi chiedi. In questo caso sì. Allora, sarebbe disposto a ridurre le sue pretese economiche a 67 a settimana. Però voglio un bonus di 620. Oltre a quel milione lì. Beh, stona un pochettino, no? Perché io comunque faccio il massimo per accontentarvi e poi voi ve ne approfittate, come si suol dire. Vi do una mano e vi prendete tutto il braccio. 10 gol manco se me paghi. 20 gol, torniamo. Il milione avanza offerta. Ho ridotto semplicemente quei 500.000, erano 600 e passa. Non era esattamente ciò che sperava, ma sti cavoli anche qui, perché comunque non è che ti ho offerto spicci, caro Ciolito. Benvenuto a Madrid, benvenuto in Spagna. La squadra, ragazzi, comincia ad assumere una fisionomia interessante. Andiamola a vedere. L'11 titolare, che sarebbe questo. Black si è fatto male in allenamento, ma starà fuori soltanto 7 giorni, quindi è tutto ok per la prima di campionato. Ho già messo dentro tutti i nuovi acquisti, come vedete. Quindi c'è Arnold a destra, c'è una difesa composta oltre a lui da Alderweireld, che è destro, quindi è giusto che stia qui. Kimpembe, Mancino e sta di qua. Poi Lucas Hernandez, De Jong a centrocampo con Saul, Griezmann alle spalle del Ciolito, Martins a destra, Gelson Martins a sinistra, Koke. E poi la panchina è comunque interessante perché c'è Lemar, c'è Correa, c'è Dost che attualmente può esserci utile, c'è Rodri che è utilissimo e c'è Lapshof, credo si pronunci in questo modo, immagino, spero, perché sennò dopo tutte le pronunce, che è utilissimo come terzo centrale di difesa, non scherziamo. Poi qui tutte riserve, la maggior parte di loro li ho già messi o in vendita o in lista prestiti per sfoltire un po' la rosa. Quindi ditemi voi se secondo il vostro punto di vista siamo già al completo oppure dobbiamo rinforzare qualche altra cosa. Attenzione però, perché proprio il Borussia Dortmund ci invia un'offerta per il trasferimento di Santiago Arias. E quindi qui si smuove qualcosina, perché possiamo trattare volendo per Arias. Se vendiamo lui andiamo diretti su Cancelo e in quel modo abbiamo due terzini destri che sarebbero Arnold e appunto Cancelo, e poi lo stesso portoghese può giocare anche a sinistra, quindi molto molto bene. Fatemi sapere se siete d'accordo con quest'idea che mi è venuta in 2 minuti adesso. E noi intanto possiamo trattare per il nostro terzino destro. Qui no, ho accettato, sono un coglione. Non ci credo, ho accettato. No, no, ragazzi. Ho sbagliato di brutto. Posso rimediare in qualche modo? No, non posso rimediare più. Come non detto, non trattiamo. Guadagneremo al massimo 20 milioni dalla cessione di Arias. Qualora decidesse di andare via. Prima però di andare a giocare c'è la Supercoppa Europea vinta dal Paris Saint-Germain. Quindi il nostro Borussia purtroppo ha perso da vincente della Champions League contro il Paris Saint-Germain, che aveva vinto l'Europa League. Peccato, perché sarebbe stato bello, però senza il Ciolito evidentemente l'hanno sofferta. Arias venduto, quindi abbiamo fatto quei 20 milioni scarsi. È il momento di partire e partiamo al Wanda Metropolitano di Madrid. Forza Atletico, vamos! Tutti gli occhi puntati su Madrid, puntati sul Wanda Metropolitano, perché il mister Federico Marconi, da campione d'Europa, cambia panchina dal Borussia Dortmund all'Atletico e oggi avrà il suo primo giorno di scuola. Attenzione, perché è noto che il tecnico romano fallisca sempre o quasi gli esordi le prime volte, all'inizio soffre un po', lo sappiamo, lo abbiamo visto anche a Dortmund, e questo mette ancora più pressione, se vogliamo ancora più pepe su questa nuova avventura. Buon pomeriggio dal Wanda Metropolitano di Madrid, benvenuti ad Atletico contro Rayo Vallecano, benvenuti alla prima giornata della Liga 2020-2021. Ecco qui Federico Marconi, che ha giocato benissimo il precampionato vincendo appunto la Coppa Elite d'Asia. Federico Marconi, che aveva affrontato anche l'Atletico Madrid sulla panchina del Dortmund nel girone di Champions League della prima stagione, e quindi parliamo del 2018-2019, non vincendo mai contro i Colchoneros, perché perse la prima in casa per 1-0 e poi pareggiò qui al Wanda Metropolitano. Segnò proprio Simeone quella volta, ma pareggiò Koke con un gol bellissimo al volo. Andiamo a leggere la formazione dei Colchoneros con Oblak tra i pali, quella difesa a 4 con Hernandez, Kimpembe, Alderweireld e Alexander Arnold. Il ballottaggio a centrocampo lo vince Rodri, non De Jong, e quindi lui a fianco di Saul. Poi Griezmann, Gelson Martins e Koke alle spalle del Ciolito Simeone per il 4-2-3-1 di Federico Marconi. E allora è tutto pronto per l'inizio di questa avventura in Liga. Tocca il pallone il Ciolito, è cominciato il nuovo
campionato. Ma occhio al corner, perché c'è Saúl dalla bandierina col mancino verso Simeone. Marafona esce e poi per la buona per Gelson Martins, che pensa al destro sul fondo. Stava già correndo per esultare il 18 dell'Atletico, che ha calciato molto bene. La palla però è uscita di un nulla, mamma mia. Ma raccolta da Kimpembe in zona Griezmann, che la mette giù. Anche un buon tiro il 7. Va Griezmann, respinta la conclusione. Poi Simeone fa la sponda per Saúl con il tocco di Amat. Palla in calcio d'angolo, ha provato il capitano. Va Koke con il destro a cercare Saúl di testa, e Velázquez salva tutto. Anticipa pure il suo portiere ed evita ancora il gol del capitano. Secondo squillo del numero 8. Saúl cerca ancora spazio il capitano. Lascia Rodri, vuole palla Koke, la riceve, si coordina per il cross che arriva sul secondo palo. Allontanato, c'è ancora Saúl che ha un buon mancino, va a calciare con deviazione e palla ancora sul fondo. Non è fortunato il capitano, quarto tentativo e non trova lo specchio della porta. Qui per una deviazione che spiazza completamente Marafona e che termina in calcio d'angolo, stavolta senza errori degli arbitri. Quindi Saúl verso Kimpembe, Marafona. E l'arbitro dice che il primo tempo può finire qui. Atletico 0, Raio 0, praticamente solo noi in campo. Siamo stati sfortunati, dobbiamo essere più cinici nella ripresa. Alexander Arnold che va in verticale da Simeone, che si impegna ma non arriva sul pallone. Poi se lo riprende bene. E allora Gelson Martins a lancio per Griezmann. Caparbio subito il ciolito, che ha recuperato il pallone. E ora va in aria, lo vede Griezmann che mette il cross per Simeone. Palla fuori con deviazione, calcio d'angolo. Ha recuperato il pallone e ha concluso l'azione Giovanni Simeone, ragazzi. Ma riesce comunque ad andare verticale. Tolisian che apre, palla buona per Kakuta, in aria, mette il cross morbido. Rayo Vallecano in vantaggio. Il gol di José Pozo al minuto 8 del secondo tempo, clamoroso al Wanda Metropolitano. Il gol del 22, ospiti in vantaggio in maniera sicuramente fortuita, perché stava dominando l'Atletico Madrid. Ma chiaramente siamo in un nuovo campionato che va interpretato in modo migliore. Non siamo stati concreti nel primo tempo e lo stiamo pagando adesso. Che deve crederci. Correa con le mani proprio per De Jong. Sponda ulteriore per Hernandez. Cioè al limite il capitano. Eccolo qui. Poi Gelson Martins la fa passare e calcia! Gelson Martins! Eccola qui la reazione dei colchoneros. 1-1. È tutto ancora da scrivere. A 23 minuti dal 90esimo, grande giocata del numero 18 che poi calcia di potenza, non può farci nulla Marafona. Pareggia l'Atletico Madrid, esplode il Wanda Metropolitano. Quindi Kakuta al cross pericoloso, Correa salva tutto e quindi Griezmann che vuole far ripartire i colchoneros. Bene Gelson per De Jong che guadagna metri, parte l'olandese, sempre De Jong in percussione, aspetta rinforzi, c'è Griezmann, a sinistra c'è Gelson, in area, palla dentro! E ce lo siamo divorato, c'era Simeone a porta vuota ma forse Gelson Martins avrebbe dovuto calciare, quindi chiedo scusa io. Come Sagna guadagna metri, viene placcato senza fallo dice l'arbitro, quindi si gioca e riparte l'Atletico. Palla verticale per Correa, è ottima ed è fresco il 10 che può attaccare. Gelson in aria, arriva anche Simeone, la porta Correa fino in fondo, si ferma, poi Simeone! Miracolo di Toljan, non so con quale parte del corpo ma ha salvato tutto. All'88esimo, poi prova a riprendersela Gelson e non ci riesce. Si gioca e riparte il Rayo con Kubo in verticale. Poi ulteriore sponda, Hernandez recupera molto bene. De Jong, Gelson, la gira per Lemar. Poi Simeone, sta ripartendo ancora l'Atletico. Palla verticale per Gelson, è ottima. Sterza Gelson Martins, chiuso, ma tiene il pallone, lo offre a De Jong che è in zona tiro, va da Saúl, ce l'ha sul mancino. Poi prova ad imbucare, non passa il suo pallone. Si salva il Rayo che vuole ripartire ancora, non ci riesce perché c'è Correa per Lemar, al limite, può andare in zona tiro, va da Saúl che calcia con deviazione. Palla in calcio d'angolo al 93esimo, assedio dell'Atletico, spinge anche il Wanda Metropolitano per l'ultimo calcio d'angolo di partita. È pronto Saúl, battila bene capitano. Va Saúl verso Simeone, Kimpembe sul palo, non ci credo, Kimpembe sul palo. Poi ancora Saúl, al cross sul secondo per Correa, salva tutto angolo, pazzesco al 95esimo, colpo di testa di Kimpembe, con Marafona abbattuto, palo interno, incredibile, incredibile,
Ma non è finita perché c'è Chelsea Martins. Al cross ancora per Kimpembe. La prende Velasquez. Poi Chelsea la rimette dentro. Altro salvataggio. Siamo ormai al centesimo minuto e c'è la palla per Lemar. Ma il tempo è finito. 1-1 dopo i primi 90 minuti del campionato. Una partita che ci ha detto molto e che ci ha fatto divertire. Quindi questo sicuramente è indicativo per quel che sarà la stagione, perché con questa squadra ci potremo divertire molto. Però è anche vero che oggi, in una partita in cui crei tante occasioni, riesci a segnare soltanto un gol, alcune volte per sfortuna, altre per errori. Ad esempio il mio con Gelson, che poteva fare 2-1 a più di 10 minuti dalla fine. Eppure ci sta. Ho visto bu buoni segnali. Non posso pretendere di avere una squadra completamente amalgamata dopo 90 minuti di liga. Però il fatto che molte cose che volevo fare sia riuscito a farle sono sicuramente, ripeto, un buon segnale. Cos'è subentrato però in questi primi 90 minuti? Che dalla panchina, De Jong a parte, Lemar ci ha messo del suo, Correa ci ha provato, non abbiamo chi concretamente possa cambiarci la partita. E quindi, per carità, io ho fatto il nome di Ken all'inizio episodio e sicuramente potremo provarlo a prendere. Però altri nomi, consigliatemi qui sotto, nomi che possano dare freschezza a questa rosa, magari anche nomi potenzialmente titolari, perché no? Largo a sinistra, ad esempio, noi ne abbiamo conosciuto uno in passato, provate a indovinare chi sto pensando io adesso, e ci ha fatto gridare tanto. Detto ciò, ragazzi, io mi fermo e vi chiedo ovviamente la vostra. Per concludere questo mercato è importante giocare anche meno, anche se io vorrei subito giocare il derby con Real. Però preferisco aspettare per i vostri consigli, quindi mi raccomando, commentate qui sotto, ditemi la vostra e vi prometto che molto presto, e vi dico magari mercoledì, uscirà già un nuovo episodio. Domani dovrebbe uscire la top 10 dei gol della Champions, ve l'ho già detto settimana scorsa, non è più uscita, domani dovrebbe uscire veramente, anche perché vi faccio vedere, no, se vi faccio vedere adesso salta il microfono, ma qui ho segnato tutti i gol già, e quindi tanta tanta roba. Mi fermo, ragazzi, grazie per aver seguito questo episodio, spero che vi stia piacendo questa nuova avventura, speriamo bene. Un bacione, never give up e bella, raga, ciao!